Eccoci qua! E Eccoci. allora l'abbiamo lasciata venerdì alle prese, insomma, con i suoi vari amori, storie. È venerdì che abbiamo girato il film. Sì, abbiamo girato. Chissà com'è andata la sua carriera da Chissà com'è regista. andata, esatto, Eccola. eccola, eccola. Un camice nuovo. Sì, ma mi sa che mi sono ingrassata Bello! perché non mi si chiude. Buongiorno, no, bello questo Buongiorno, colore. come andiamo? Bene, com'è andato il suo lavoro da Sta regista continuando? cinematografico? Sì. Sta Va avanti la continuando? Ho carriera. fatto una scena con Roberto, poi ve la faccio vedere. Ma prima, poi La gente non sa chi è Roberto, ma ve lo farò Ma vedere. ieri mi chiedevo, no, come mai il Sì. suo corto, insomma, non sia stato inserito agli Oscar, visto Che ieri sera io, visto è che ieri stata la notte degli sera Oscar, l'abbiamo non ha fatto in girato, non ho tempo. fatto in tempo, sarà per Ah. l'anno prossimo. Vabbè, ma Vorrei perché l'ha girato inserire. venerdì, non potevo mandarla agli Oscar. Mi serve una scena, infatti volevo chiedervi una cosa da inserire qui, se può venire qua per favore. Come si chiama quello che fa Cotto e Magnato qui a Cusano No, si TV? chiama di Cotto e di Crudo e si chiama Manuel Bartolini. Manuel Bartolini, mi serve per... Bartolini? Manuel Sì, Bartolini. Bartolini. Mi serve per una scena qua, è possibile averlo una mattina? Va Faccio bene, una adesso richiesta. fai la richiamata, vediamo Allora, se... vorrei, amici telespettatori, so che seguite di Cotto e di Crude, io ne ho solo di Crude nella mia vita, vorrei qui Manuel Bartolini per una scena con i due protagonisti di Mattina con noi qui. Faccio una richiesta Perfetto. scritta È e cercheremo possibile di avere Manuel accontentarlo. Bartolini qui? Eh beh, adesso poi ci risponderà Ok, io come state voi? Tutto bene? Benissimo. Oggi è una giornata no per me, è proprio Come mai? lunedì, eh? E Perché? sto lavorando dalle 5. Qua si lavora, Addirittura. ragazzi. Cioè, sto giardino, lo ripeto, ragazzi, volete venire a trovare Cusano, c'è un giardino enorme Sì. e pulisce di qua 50.000 scali, ragazzi che entrano ed escono e fanno casino. Io non ne la faccio più, ecco perché voglio cambiare lavoro. Comunque speriamo che Sì, il mio film vabbè, ma avrà la tua scelta successo. di lavori però è un po' troppo alternativa. Comunque non potete capire che è successo. E che è Un'altra delle sue. È venuta qua accanto, alla casa accanto, una ragazza. Siamo diventate subito Sì, amiche. È si è appena giovane. trasferita? Sì, è Sì. giovane. Come si chiama? Flaminia. La mia. Flaminia Barilla. Flaminia Barilla, diciamo il nome e cognome. Flaminia Barilla. Praticamente cosa è successo? Che lei si è lasciata dopo 9 anni con il suo fidanzato e dopo, si è lasciata, dopo 3 giorni ne ha trovato un altro. Io voglio dire, mi posso ingazzare qua davanti alla telecamera? Quale devo guardare? La 3, la 4 o la 2? La La due. 2, La 2, dicerò. avvicinami un po'. Io dico, madonna, ma come fate a cercare un fidanzato dopo 2 giorni? Vi lasciate? Come fa? Ma dove crescono, voglio sapere, Simone? Dove crescete? Sotto i funghi? In mezzo come si chiama, ai siepi qua fuori? Dietro le maschere di Cusano TV? Dove Quindi l'ha state? trovato dopo 3 giorni. Sì, io non Ma lei che ha riesco a trovato un capire. fidanzato, ha trovato uno che Ma frequenta. che è te fidanzato proprio? Dopo 3 giorni, già parla di convivenza, sei innamorata. Beh, Io insomma. non ce la... No, ci sono delle donne che appena lasciano Sì. qualcuno si rimettono dopo 3 giorni. Sì, Io voglio questo è capire vero. dove. Ecco, No, è vero, queste. sono d'accordo con te. Dove stanno gli uomini? Fatevi sentire, scrivete a Cusano TV, venite qua, facciamo una selezione. Ci Lei sono le ancora guardie. niente? Zero, perché io uso Tinder, no? Questa applicazione ormai lo Lo sappiamo, sappiamo. Di che usi un'app di lo sappiamo. incontri? Lei è un'app di incontri, la gente non esce più ormai, non è che non ci sta più il dialogo. Ciao, come stai? Sai che sei carino? Una volta io facevo così, Sì. o facevo lo squillo, Per dire ti ok? penso. Sì, oppure andavo su Messenger, scrivevo una cosa. Mo Adesso. adesso non si esce più, anche dopo il Covid, comunque la gente non è che esce tantissimo. Mo si sta riprendendo, ma si cerca sempre sulle chat. E Tinder, io sono sfigata, io tutti quelli che incontro, sono sfigata. C'è un sacco di gente, infatti fatemi sapere se c'è qualcuno che ci segue, che su Tinder ha trovato l'amore, perché io no, e molte ragazze che mi scrivono No, alla io c'ho un sacco di posta. gente che è riuscita a trovare l'amore su E io che devo Tinder. fare, Simone? Perché non la trovo? Perché gli altri trovano l'amore su Tinder? Io ho fatto una selezione di uomini che si trovano su Sì, Tinder. qual è il suo raggio di chilometri, diciamo? Ma io metto 5 metri, io lo voglio vicino, ma posso Ma scusi, però. consumare la Allora benzina è per questo, mi sa andare a trovare uno. che è questo il Ma scusi, ma se lei problema. trova solo persone dell'università, esca magari la sua comfort zone. Università qua dovrei portarli tutti all'asilo, che sono tutti giovani. Tu non mi vuoi, è a Cardi fidanzato. Bartolini come sta messo? No, forse single. Vedi, è single, poi vediamo con Bartolini. Però io voglio fare una selezione di uomini che ho trovato su Tinder, che molte ragazze mi chiedono, ho trovato questo qui che ha messo una foto così, come devo rispondere? Allora ragazze, ascoltatemi bene. Se andate voi anche su queste applicazioni per trovare l'amore, se trovate delle foto profilo di uno con i muscoli che fa tipo fa vedere che fa così,
che tira fuori i pesi, con gli occhiali da sole. Sì, sì, che se già senti i suoni, no? Che fanno queste cose così. Scappare? Non scappate, ma sicuramente uno molto egocentrico, che se piace, sappiate che vuole fare solo quello e sicuramente cerca una donna sportiva. Sportiva, lei quindi, sportiva? Assolutamente no, io di sportiva apro solo il frigo 18 volte al giorno. Ma come adesso abbiamo parlato di viver sani? Io vivo sano solo la notte distesa sul letto. Allora, vabbè. Altra foto, se beccate ovviamente quello a petto nudo, che si fa le foto in bagno, che si vede a metà così, ovviamente fanno queste cose così, oppure si vede solo il telefono e quindi riprendono lo specchio del riflesso. Fai così perché anche tu fai queste foto? No, non faccio così, ma secondo me questi soggetti sono totalmente da evitare. Assolutamente, è evitare perché vogliono solamente fare... Non lo dire. L'amore, vabbè. Ok? Facciamo così, dai. Non è, magari, voglio dire, dipende anche da quello se che se la donna si vuole cerca, fare no? una cosa così, veloce, boom, botta e via, via, ciao, andiamo, via. Però ecco, uno che fa la foto del riflesso, che si vede, insomma, forse ha qualcosa da nascondere, secondo me. Cioè, nel senso... Anche questo è un altro punto di vista. Non sta proprio benissimo di testa. Vabbè, ragazzi, poi pure voleva fare una foto artistica. Sì, artistica. Uno invece da, che consiglio, che ce ne sono pochi su Tinder, se vedete quello che fa la foto con gli animali. Con gli animali? Sì, che ma se con l'animale fa... domestico che c'ha a casa. Oppure se li fa pure prestare gli animali. Col gattino, pur di fare... il gattino, chi c'ha il serpente che fa così. Oppure, capito, si fanno prestare, il criceto, il pappagallo, così. Sì. Questo è una persona molto dolce, è carino, capito? Quindi può essere che dopo un aperitivo ci può stare anche un secondo appuntamento, sì. Quindi lo consiglio, andate da lui. Ecco, ma lei la foto che lei, come dire, la colpisce, dice, ecco, gli scrivo di queste, qual è? Però diciamo la verità, perché poi lei si lamenta. Io guardo le mani. Sì, vabbè. Però ci sono foto delle se mani. Guarda, devi sapere che da oggi arrivano i messaggi qui, quindi non dire bugie, perché i nostri telespettatori se ne accorgono. Ma c'è un numero che posso dire per mandarmi i messaggi, te lo ricordi? Aspetta, a me? Finisci, rispondi alla domanda. Allora, io cos'è che guardo? Le mani, perché si dice mani grandi, cervello grande. Certo. Bravissimo. Poi guardo gli occhi, quindi mi piace anche l'occhio un po', quello è importante. Un po' così, eh. Guardo la bocca anche, perché è una cosa che mi guarda. Certo. E poi guardo alcune cose del corpo, ok, se sta messo bene. Da quale punto di vista? L'interiorità, su Tinder non c'è l'interiorità. L'interiorità c'è, lo magari capisci? Non c'è. Si può capire la fisicità, no? Se è alto, magro, poi dipende. Ho capito, poi scrivono, nella biografia scrivono... Sì. Tutto quello che cerchi è dentro di me, ma a me non mi frega niente, a me quello che cerco. Però lei deve anche, come dire, trovare un compromesso, signora. Io non ce la faccio più, ce la faccio più. Allora, dalla regia mi dicono che è arrivato un messaggio per te. Vai. Non essere così felice, che non lo sai, magari è un hater. Ciao, leggilo te, che io tra l'altro qua ci vedo. Allora, ciao Didina, sono Maria da Cassino. Bella, si mangia buona a Cassino comunque. Allora, io grazie a Tinder ho conosciuto l'amore della mia vita. Siamo insieme da 5 anni, conviviamo da 2 anni e stiamo provando ad avere un figlio. L'amore arriverà anche per te, Titina, non disperare. Oh. Ma come l'hai fatta questa con Tinder? Che io tutti, ma come fai? Maria, ma scrivi, dammi un consiglio. Fai uno screen di uno, lo cerco. Ma come fai? Tanti auguri. Invitami a Cassino perché, voglio dirti una cosa, che i peperoni imbuttonati, quelli ripieni, sono buoni. Ecco. Va bene, allora invita a scriverti i messaggi. Allora, scrivete, ma chiedete domani, martedì, ci sta la posta del cuore, quindi mi potete fare pure delle richieste così. All'ultimo momento live, il numero è questo: WhatsApp 342 62 75 717. Mandatemi ecco, messaggi. Mi raccomando, che le sue dichiarazioni d'amore sono diverse. Sì, sì, io risponderò a tutto, anche un saluto, pure gli insulti. Se volete mettere gli insulti. Ma magari arriverà il messaggio di no, ma magari scopriamo, Simone, se è vero quando scrive carissima, bellissima, fantastica portinaia. È non è vero. È bellissimo, quindi mandatemi i messaggi della posta del cuore. Lo scopriremo presto così. Visto che prima non ce lo posso fai. Fare l'annuncio, c'ho il tempo di fare l'annuncio. Faccio per l'annuncio. Come voglio il fidanzato? Sì. Sì. Vai. Allora, visto che c'è questa cosa che si potete mandare i messaggi, uomini, se mi sentite, io cerco, allora, alto, almeno più alto di me, ok? Almeno un pochetto, un po' più alto, mi piace l'uomo alto. Quindi 1,80? 1,80 va bene. Che sappia cucinare, perché in job voice, già sto lavorando la mattina e la sera, quindi è uno che si mette a cucinare un po' per me, che gli piace mangiare, perché
si dice che uno come magna fa anche altro. Sì. Poi voglio, non so, bello... In carne? No, muscoli sopra, un po' piazzato. Di pancetta sotto, non vabbè, fa niente. Che in forma, diciamo in forma. In forma. Le piace in forma. Però quell'accenno di pancetta. Sì, sì, poi che sappia anche ballare, troppo richieste. Pure. Troppo ho capito, richieste. Ma quante cose fa questo? Se devi andare all'Urdo, non devi andare su Tinder. Allora, un po' di sapere ballare, che mi piace salsa e baciata, sai perché io faccio il corso alla chiesa di salsa e baciata. Sì, quindi un po' che sappia ballare. Poi che gli piace l'arte, perché sono un artista, diciamo. Sì, ma lei è un artista, questa è mia nuova. Sì, faccio il regista, so recitare, ah, beh, sì. So ballare, so cantare, certo. Un sacco di cose. E poi niente, basta così, penso che sia... Mi dispiace per te, mi è arrivato un altro messaggio. Ah sì? Vai. Titina, tu ti lamenti sempre, ma non è che sei tu il problema, non gli uomini, Federico da Roma. No, bello! c'è della polemica! No, bello, perché io sono simpatico, sono allegra, e mi piace mangiare, faccio tutte cose, e gli uomini ogni volta o vogliono solo quello, e manco mi chiedono come sto, o come mi chiamo, quindi Federico, fatti vivo, vieni qua che ti aspetto, che ti faccio diventare una cotoletta, vieni un po' qua. Perfetto! Ecco, però no, perfetto, ma lei però non si mette no, mai... No, come sono nervosito, no, mi nervosito io, lei si deve mettere anche un po' in gioco. Scusami, non è che per io invece possono arrivare soltanto messaggi no, positivi? No, ci sono gli uomini che non valgono niente proprio, cioè sta uno che si salva, uno sta qua. Lei deve imparare anche ad accettare. Fare le critiche. Vabbè. Comunque no, questa non è una critica che accetto, Simone. Non l'accetto. Assolutamente no. È la prima, vediamo quante ne accetterai. Vabbè, tanto domani sarà la posta del cuore, arriveranno pure dei messaggi live. Comunque, io l'annuncio l'ho fatto. Sei bellissimo, fatto. Sei bravissimo. Il mio obiettivo è cercare fidanzato entro 30 maggio. 30 maggio? Da questa scadenza. Sì, perché poi vengo a fare vacanze, vengo a fare ferie. E giustamente, quindi volevo. Me le date le ferie qui a Cusano? Sì, mi sa che te le diamo un po' più avanti. Le ferie, poi andavo a farmi una vacanza di 2 settimane in Giappone. In Giappone? Sì, sì. Vabbè, ma ci chiami la bionda? È arrivato il momento dell'oroscopo. Sì. Voglio sapere come va il gemelli. Paola! Signori, la bionda più richiesta della TV, ma ce l'ha solamente Cusano. Per voi, Paola Aspri! Buongiorno! Buongiorno Paola, buon lunedì! Buongiorno Simone! Buongiorno! Maria! Si è messa la collana mia preferita, Paola, sembra la cosa di Dragon Ball. È bellissima! Una delle sette sfere, dici. Guarda, e infatti, oltretutto, è sinonimo di forza. No, ecco, l'ho messa bene, sì, a posto. Va bene. Mi guardi in credula? No, ti stavo guardando perché ti guardavo, sei tutta molto colorata. Sì, sei tutta molto colorata, ti stavo facendo parlare, capito? Sì, sì, sono colorata perché inizia la primavera, ma tu stai parlando dell'estate, no? Eh sì, voglio però sapere, come diciamo va il gemelli? Che... Possiamo iniziare col gemelli, che è il segno più bello di tutto. Il segno. Ma non è vero, allora... dici tu? Allora, i gemelli, diciamo che oggi con la luna in Sagittario dovrebbero andare leggermente meglio, però sai che il Sagittario è un po' opposto al gemelli come segno. Molto spesso, io lo ripeto, molto spesso siamo attratti dai Sagittario, allora il gemelli è attratto dal Sagittario, però il più delle volte questo connubio che porta una grande attrazione fisica in realtà non va bene nelle cose pratiche della vita. Il più delle volte si lasciano perché non vanno d'accordo nell'organizzarsi, nel mettere. Vanno d'accordo solo a letto, l'ho detto. E dopo questo vado a chiedere di uscire a una guardia qui di Cusano TV. Allora, vabbè. Però ti volevo dare ancora qualche consiglio. Abbiamo ancora Marte in Gemelli fino al 23, quindi cerca di concludere le cose principali. Perché poi con Marte che passa in un altro segno le cose saranno un po' più difficili, ok? Va tutto bene. Qua. Fai tesoro di questi consigli. Vado a mandar via Marte da Cusano un po'. Ciao Marte ragazzi. Da Cusano. Vai. Ciao, vado, che c'ho da fa. Buona ciao, giornata, portinaia, domani. Paola, buongiorno, buon lunedì. Allora, buongiorno e buon lunedì a voi. Com'è andato questo weekend? Dai, fatemi sapere. Bene, bene, riposante. Poi insomma, ieri un bellissimo riposante. Sole su Roma. È una giornata davvero piacevole ieri, speriamo continui anche così. Anche oggi devo dire, quindi questa cosa ci porta anche ad essere più speranzosi, più allegri, più spensierati. Quando c'è il sole, sai, tutto è migliore. Sì. Allora, cominciamo che oggi abbiamo questa luna in Sagittario, che è una luna in Sagittario, quindi ovviamente
i segni di fuoco va molto meglio, perché essendo una luna in un segno amico, ovviamente, che poi il Sagittario sappiamo che è un segno avventuroso, pionieristico, che non si ferma mai di fronte alle difficoltà della vita, magari ci sbatte la testa, però poi va avanti indomito, senza paura. Quindi di conseguenza, con questa luna dovrebbe andare sicuramente molto meglio, soprattutto per i segni di fuoco, poi vediamo per gli altri segni. Andiamo con l'Ariete. Una scappatella ci sta, caro Ariete, oggi, eh? Questa luna in Sagittario che vi porta ad essere trasgressivi e anche un po' avventurosi, diciamolo. L'amore diventa avventura allo stato puro e da vivere senza pensare al domani, ovviamente. Quindi chi sta con voi avrà paura di perdervi perché avrete occhi per tutti, tranne che per il vostro partner. Siete un po' distratti oggi, eh? Da qualche altra cosa. Guarda che faccia, quattro È vero. S. Raffreddo. Io ho il Parola d'ordine, raffreddore. scappatella, mi raccomando. Anche per te, Anna Maria, non si sa, eh? No, Non io si no, sa sono mai. fedele. Vabbè, una scappatella per noi donne equivale anche ad un tuffo nella fantasia e nell'immaginazione. Ah, dici proprio così. Per Eh ora sì. vorrei scappare dal raffreddore. Peraltro vi consiglio proprio oggi una serie TV, la seconda serie su Netflix, Sex Life, molto Ah, forte, devo dire, sì, particolare. diciamo L'ha che lei voleva vista? tutto, no? Ha Eccola tirato un lì. po' Esatto, troppo la corda questa protagonista. Lei voleva il marito perfetto e l'amante perfetto. È un po' vabbè, un po' difficile. troppo, come la nostra portinaia. No, perché è affine all'Ariete, capito? Quindi, Toro. Segno di terra, avrete nuova grinta, siete pronti per andare avanti in tutte le cose dell'esistenza senza aver paura delle conseguenze. Beh, animati da questi nuovi propositi, caro Toro, non vi porrete assolutamente il problema se gli altri non sono d'accordo con voi. Sentite di farcela senza il plauso di chi non vi ha mai approvato. Quindi 4S con la parola d'ordine, nuova grinta. Gemelli, segno d'aria, oggi è la giornata delle collaborazioni, caro Gemelli. Avete l'entusiasmo di prendere le cose per il verso giusto, anche se a volte, ve lo dico, vi troverete a dover combattere con persone che non sono in accordo con voi. Quindi sarete bravi a confrontarvi con gli altri, anche se sapete già che non si può essere popolari con tutti. Quindi oggi è una giornata un po' così, eh? Però un 4S, puoi fare meglio. Quindi parola d'ordine, collaborazioni. Cancro, segno d'acqua, avrete un incarico che vi impegna molto, ma è giusto cominciare a pensare alla vita in un'altra maniera, non adagiarsi sul passato, sulle cose che ha già fatto e andare avanti nella vita. Quindi impegnatevi molto nella professione e avrete i vostri riconoscimenti. Volere e potere e cercare di avere di più per voi. E per chi merita di stare anche nella vostra vita, perché è giusto che sia così. Quindi un 4S con la parola d'ordine in carico. Andiamo al leone che è segno di fuoco. Oggi le parole d'amore viaggiano con molta velocità, lo sappiamo. Questa luna in Sagittario vi fa essere anche intraprendenti più del solito. L'importante è non andare, e questo è importante, a sfarfalleggiare in giro se siete già in coppia. Potreste rovinarvi con le vostre stesse mani. A voi piacciono molto i complimenti, eh? Perché no? E cadete nella rete dell'adulazione. Quindi, cara Anna Maria, Ariete ascendente Leone, stai Ma molto ormai io tra 20 attenta giorni oggi. faccio 35 anni, quindi sono leone, come dici, come mi hai Va insegnato bene, ho te. capito. Beh, ma appunto, eccolo qui, 4S. Quindi la parola d'ordine è parole d'amore. Vergine, segno di terra, dovete mantenervi in forma oggi, senza strafare. Cominciate a fare una ginnastica dolce, sì, che non diventi troppo impegnativa per il vostro modo di vivere e di vedere anche il movimento, perché voi non siete dei grandi maratoneti, diciamo la verità. Oggi comunque comincerete a darvi da fare per stare bene a livello psicofisico e soprattutto per essere pronti per la prova costume, perché insomma, voi sappiamo che la Vergine ultimamente si è un po' allargato, ha mangiato un po' troppo. 4S, parola d'ordine, mantenetevi in forma. Francesco Chiardi, mi raccomando, ti voglio vedere longilienissimo. Oggi ha una buona parola per Bilancia, tutti. Oggi ha una buona bilancia, parola. segno d'aria.
Fate un check-up completo, caro Bilancia. Ultimamente vi siete spesi molto in tutte le cose della vostra vita e un controllino medico vi fa sempre bene. In amore oggi sarete abbastanza intraprendenti. Questa luna in Sagittario vi fa muovere anche le montagne, ecco, facendo però, mi raccomando, un po' di casini in giro, quindi state attenti. Trieste, con la parola d'ordine check-up. Scorpione, segno d'acqua, investimenti sicuri che vi fanno sentire al top oggi. Cercherete di fare di più a livello economico rincorrendo affari redditizi. Luna in Sagittario, beh, che vi fa essere pionieristici e vi fa diventare anche folli e geniali allo stesso tempo. Quindi un 4S con la parola d'ordine, investimenti sicuri. Il Sagittario, segno di fuoco, avete una nuova coscienza che vi porta a capire che state facendo bene nella vostra vita, avete cambiato, sappiamo, molte cose, abbandonando il passato, ma non avete nessun rimorso a riguardo. Quindi andate avanti per la vostra strada, pensate che il presente e il futuro ormai è vostro, quindi poco vi frega se avete abbandonato una serie di, non voglio dire una cattiveria, di cadaveri dietro di voi, perché a volte l'hanno fatto. 4S con la parola d'ordine nuova coscienza. Capricorno, segno di terra, non chiudetevi a riccio perché oggi con questa luna in Sagittario avete tante possibilità di conoscenze, ma anche diciamo di delusioni, perché conoscere non vuol dire sempre avere la possibilità di relazionarsi nel migliore dei modi. Oggi avete quel pizzico di follia che ovviamente non fa parte del vostro DNA, quindi un 4S con la parola d'ordine, non chiudetevi a riccio. Acquario, segno d'aria, avete una squadra vincente, caro Acquario, che vi farà avere oneri ed onori. Vi siete impegnati e oggi i risultati si vedono. I vostri colleghi si stimano. Ecco, sei allergica all'acquario. I vostri colleghi vi stimano e vi seguono con attenzione. L'amore è un faro nella notte a cui fare riferimento nei momenti più belli, ma anche difficili della vostra esistenza. Quindi un 5S con la parola d'ordine squadra vincente. Andiamo ai pesci, ultimo segno dello zodiaco, segno d'acqua. Oggi cominciate a crescere, avete la consapevolezza che quello che fate ha finalmente senso. Non siete più quella persona che gli altri vi dicevano che dovevate essere, ecco, inconcludente. Quindi, no, invece avete oggi saggezza, determinazione per voi e anche per chi amate. Quindi il lavoro come lavoro, l'amore va alimentato con la vostra passione. 5S per voi e la parola d'ordine crescete e io direi moltiplicatevi. Tanti Giustamente. pesciolini in giro. Eh sì, tanti pesciolini in giro perché con questa nuova realtà per i pesci, certo, le cose vanno sicuramente meglio perché abbiamo visto che rimontano alla grande giorno per giorno sia il cancro che i pesci. In questo momento i segni d'acqua stanno andando alla grande, io lo dico. Oh. Perché è un momento in cui veramente, dopo tanto penare, soprattutto per i pesci, perché hanno avuto veramente mesi terribili, adesso cominciano a risalire la china, ma anche il cancro non è da meno, perché il cancro ha avuto veramente dei momenti tremendi in cui non sapeva dove andare a sbattere la testa e adesso c'è veramente una rimonta. Siamo tra i primi segni dello zodiaco, anche con lo scorpione. Il Perfetto. leone e l'ariete si stanno attrezzando, diciamo. Gemelli sono un po' sotto tono, non è una settimana al top. No, lo dico per Tivina, mi dispiace dirglielo, però è così. Sta ascoltando, ti sta ascoltando. Tivina, guarda l'ascendente, Ecco, sicuramente. Devi glielo guardare diciamo. l'ascendente. Va bene? Ok. Allora, se abbiamo tempo, volevo dire una notizia su Totti e Ilari, che Vai. ovviamente ancora il 14 marzo è stata rimandata l'udienza. Lo sapete perché Totti vuole preparare una difesa più importante e ovviamente ha bloccato il tutto. E poi c'è la storia anche dell'altra causa dei Rolex, che Totti dice siano stati sottratti da Ilari, ma Ilari ovviamente continua a dire che questi Rolex gli sono stati È un regalati regalo, certo. appunto da Francesco. E quindi ecco, c'è tutta questa situazione che è veramente in panne, oserei dire, e oltretutto i due avvocati non
non diciamo dialogano più, questa c'è di brutto, e oltretutto anche il giudice vuole sentire, vuole vederci più chiaro e sentire altre testimonianze. Ecco perché è rimandato tutto quanto. E Vedremo, sinceramente non è vedremo un quello che periodo. succederà in Esatto, questo. Certo, esatto. non sarà, ecco, un processo amichevole, secondo me, Paola. Assolutamente no, però considerando che il toro in questo momento sta avendo una rimonta, ma credo che Ilari la spunti su Totti, staremo a Ah, vedere. Vedremo, vedremo, vedremo. vedremo, Allora vedremo Paola, ci di sì. A vediamo domani, domani. stesso orario, 10:15 in diretta con te per il tuo oroscopo giornaliero. Ciao Paola! Grazie. E mi raccomando, Titina, stia un po' su, eh? Sì, adesso lo diciamo. Adesso le troviamo un Ciao. fidanzato e tutto passa. A domani. Ciao Paola. Ciao, E ciao. noi ci vediamo tra A tra pochissimo. poco.